Sì, sicuramente sono emozionata per questa tappa, una tappa lunga. E fino adesso abbiamo fatto i giri del Mediterraneo, usciti, non è quasi mai iniziata. Quindi questa qua è la prima vera tappa che ci porta a sud. Arriveremo a Cape Town tra circa 22-23 giorni. Le previsioni sembrano molto buone per i primi giorni, quindi una veloce discesa fino ai Doldrums, poi lì bisogna vedere ovviamente quanto tempo si perde intorno all'equatore. Poi dovrebbe esserci di nuovo bellissime condizioni di vento forte e onda per arrivare fino a Cape Town. È bello perché finalmente iniziamo, è la prima tappa lunga, è la prima tappa difficile. Passiamo attraverso diverse zone climatiche, dal caldo al freddo, quindi è un primo assaggio di quello che sarà probabilmente tutto il giro del mondo. Fortunatamente sta bene, nel senso che domani Liz sarà con noi in barca e farà la leg 2, quindi abbiamo avuto sicuramente paura all'inizio perché non sapevamo quanto grave fosse l'incidente, quindi non sapevamo esattamente se fosse in grado di continuare la regata, quindi quello è stato probabilmente il primo pensiero di tutti. Lei è il nostro bowman, quindi è una figura fondamentale, watch captain, boat captain, quindi è una figura importante all'interno della nostra barca e penso che siamo tutti contentissimi che lei stia bene e che possa continuare questa avventura con noi. Probabilmente anche dall'esterno le immagini erano abbastanza forti, lei che cadeva, la torcigliata alla scotta, quindi sicuramente è stato un momento un attimo di panico, però per fortuna sta bene, ovviamente è un po', cioè, fa male, però fortunatamente va tutto bene, dai. Sì, assolutamente, secondo me è una tra le tappe più belle della Volvo dopo probabilmente le varie tappe dei Southern Ocean. Quindi è una tappa difficile, molto tecnica, probabilmente adatta a persone che hanno tanta esperienza offshore, però dal mio punto di vista tutti i ragazzi in barca che hanno esperienza non offshore cercheranno di portare magari performance nella velocità della barca, soprattutto quando devi andare magari per una settimana o 5 giorni dritto, lì ovviamente la velocità e la performance della barca è fondamentale, però penso che veramente sia una tappa icona della Volvo perché si passa attraverso praticamente tutte le zone climatiche ed è un bel test per chi non ha esperienza offshore tra praticamente andare in bikini o dover mettersi 100 layers negli ultimi 4 giorni, quindi probabilmente sarà una tappa interessante. Non lo so, nel senso che siamo tanti in barca che attraverseremo l'equatore per la prima volta, penso che siamo 6 se non sbaglio, quindi ci sarà un bel da fare, però insomma ancora un po' di capelli qua da tagliare in caso giusto, non so, una spuntatina, vedremo, comunque sicuramente Dee, Martin, Liz avranno qualcosa in mente per noi, io cerco di starne fuori.